Io mi chiamo Angelina Bettinato, sono psicologa psicologica. Grazie a Riccardo Alito. Siamo qui a Nocera a fare questa sessione di yoga della vita. Tu ti ci metti in alto? Insieme a me c'è mia sorella, collega Graziella Mazza, che è psicologa e abbiamo la leader del yoga della risata, anche lei internazionale, Emanuele Giudice, che da qui a poco aprirà il suo primo club di yoga alla mezzanotte. Lo yoga della risata è stato inventato 20 anni fa da un medico indiano, Madan Kataria, in un parco di Mumbai. Noi siamo in una spiaggia di legge cinese, lui con 4 persone 20 anni fa ha sperimentato l'importanza della risata sulla salute e il benessere degli esseri umani. Questo è fatto di Mumbai insieme alla moglie Maturia. I nostri amici cominciarono a fare questo esperimento. Facevano delle battute, le battute corrispondevano alle risate, delle grosse risate. Un giorno, poi due, poi tre, poi da quattro sono trovati più di poco ad essere benissimi. Finché poi le battute non erano più appetibili, bisognava andare sempre più in profondità rispetto alle battute della cosa un po' più semplice. Allora cominciarono a ribellarsi, cioè ma danza se deve essere un simile della risata, noi ce ne andiamo a casa per una cosa che non ci piace. Allora, ma anche a me disse, datemi una notte di tempo per dire se io riesco a trovare una soluzione, se no, dopo l'ultimo giorno, a me loro amano incontrarsi, prendersi dall'incontro, pensa che ti ripensa, ma la tua taglia fece le sue conferenze e disse è per l'emozione. Allora il corpo non distingue tra una risata autentica e una risata simulata. Cioè che significa? Significa che anche simulando la risata il nostro corpo ha assolutamente gli stessi benefici. Quindi endorfine con la battuta, endorfine senza e quindi disse, allora posso dire fare degli esercizi. Facendo degli esercizi noi possiamo stimolare quello che Emanuele adesso sa, il diaframma. Ma fai vedere il diaframma, non per così. Questo muscolo è importante che ci fa dormire sera. Non è fatto la tartaruga che sta prendendo sola. Allora, stimolando il diaframma con il mantra ho papà, che cosa succede? Succede che il corpo comincia a stare sempre meglio, perché cosa succede? Quando si gira meglio il nostro sangue, quando si dice ridere fa buon sangue, è vero, è proprio vero, perché ridere aumenta l'ossigenazione. A me migliore. Noi preferiamo in questo contesto la risata, ma diciamo quindi ossigeniamo meglio il nostro corpo, c'è un basso livello di cortisolo, quindi è un ottimo antistress, un ottimo ossigenatore, e pensate che viene utilizzato negli ospedali, i medici lo utilizzano nel preoperatorio per concentrarsi, nel postoperatorio per rilassarsi, e viene anche utilizzato nelle scuole con i bambini per migliorare la concentrazione e migliorare la socializzazione. Viene utilizzato nelle case di riposo, viene utilizzato nelle aziende, quindi molte aziende anche importanti cominciano ad avvicinarsi a questa tecnica, perché si è visto che aumenta la produttività. Come fa ad aumentare la produttività? Perché migliorando i rapporti
e migliorando la centratura, la concentrazione su di sé, inevitabilmente si va. Quando si sta bene e si riesce a stare bene nel contesto in cui si sta, quel contesto di certo non si va. Viene anche utilizzato per malati oncologici, per il dolore, e quindi come facciata che è un mondo per la sua missione porta avanti un grande negoziato, collaborando con la cauterapia, ad anche Italia fa la stessa cosa, infatti sono sostanzialmente dei fratelli d'Italia, possiamo. Oggi nel congresso abbiamo partecipato al congresso in Serbia nazionale, dove è stato presente Madame Tataria, è stata presente una delegazione da tutto il mondo, è stato proposto di proporre la candidatura per la pace, perché poi l'obiettivo che abbiamo realizzato è fondere pace, quella è la nostra missione. Ogni volta noi diciamo il mondo. Ogni volta che voi avete un vostro amico che ti fate tutto sorridere, perché questo è il vostro modo per migliorare il mondo, e Madame Tataria dice una cosa molto importante. Quando tu ridi, canti, e quando tu canti, il mondo cambia di noi. Cioè, quando noi siamo predisposti a dare, ricordiamo. Questo è un po' il quadro teorico della della risposta. Entriamo nel vivo. Innanzitutto facciamoci una pausa. Ok. Ma come avete applaudito? Non si applaude così nello yoga della risata. Ma noi la risata non facciamo. Nello yoga della risata facciamo palmo a palmo, cioè così. Perché in questo modo noi attiviamo tutti i meridiani e quindi attiviamo tutto il nostro corpo, per cui adesso proviamo ad applaudire più forte di più. Ok, vi friggono? Ok, bene, avete attivato tutto il vostro corpo, molto bene. Ok. Quindi adesso aggiungiamo 1, 2, 3 e lo faremo vicino all'orecchio. Perché vicino all'orecchio? Perché la nostra mente tende a distrarsi. Figuriamoci in questo contesto come andrà per la tangenziale. Allora noi dobbiamo cercare di stare qui. Questo è un momento che è per noi, per il nostro benessere. Per cui, mentre la teacher scappa, noi facciamo 1, 2, 1, 2, 3 e faremo con la voce anche. 1, 2, 3, forza! 1, 2, 3, con la voce! 1, 2, 3, 1, 2, 3, voce! 1, 2, 3, 1, 2, 3, più forte! 1, 2, 3, 1, 2, 3, più veloce! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, molto bene! Molto bene! Alla fine di ogni esercizio noi faremo questo molto bene, yeah, perché così capiamo che dobbiamo poi ritornare nella nostra posizione e prepararci a un nuovo esercizio. Se che ridere è una possibilità, adesso sostituiamo 1, 2, 3 con ho, ho, ha, ha, ha. Sembra l'orecchio perché sennò la mente va. Diccia, scusa, lega un po' poca. Facciamo diaframmi. Cioè diaframma lo puoi fare sempre. Questo non lo puoi allora, fare. Quindi, mettete la mano sul diaframma. Il diaframma è questa cosa che sta qua. Quindi faremo. Lei aprirà adesso un'associazione di diaframmi smarriti. Facciamo ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ho, ho, ha,
Ok, pure tu, no? Abbiamo scoperto il diaframma. Arriverà. Ma trovate Emanuela, lo troverai. Quindi adesso che sappiamo. Marco, ti vogliamo pure a te, no? Adesso che possiamo fare. Bene, ci siamo riscaldati, abbiamo scoperto il diaframma. Ok. Vieni che facciamo vedere. Vuoi partecipare? Yoga della risata. Yoga della risata, fa tutto bene. Chi vuole partecipare può unirsi. Benvenuti. Ok. Adesso cominciamo con gli esercizi, facciamo vedere come facciamo. Marco, ma a me l'hai fatta la ripresa, allora, Marco, bisogna ridere però. È meglio che a me non mi pigli, se no mi pigli. Vietato. Quindi, adesso iniziamo con gli esercizi. In India, come ci saluta in India? In India ci saluta con il Namaste. Quindi arriviamo più con il Namaste. Capo. In India, questo gesto è io e te insieme, molto profondo, molto profondo. Quindi noi faremo. Quindi adesso abbiamo capito. Vieni che lo rifacciamo. Per caso qualcuno ha degli occhiali da sole. Per caso. Ok, è